Eccoci con Giorgio Avola, un altro dei vincitori della medaglia d'oro del fioretto maschile a squadre, quindi grazie anche a te perché è arrivato il primo oro finalmente. Beh, grazie a voi perché intanto il tifo in pedana lo sentiamo e ha il suo grande ruolo, no? Chiaramente dopo la prestazione dell'altro giorno, parlo di quella individuale, eravamo tra virgolette costretti a dimostrare la nostra forza e penso che ci siamo riusciti nel migliore dei modi. Poi dovevamo anche confermare un risultato che era l'oro dell'anno scorso e questo non bisogna dimenticarlo. Ci siamo riconfermati, siamo in forma per le Olimpiadi, quindi segnali positivi da questo europeo. Sì, in effetti l'eccezione quando non vincete, soprattutto il fioretto, ci ha abituati davvero sempre a grandissimi risultati. Quindi... Sì, perché c'è un grande gruppo, si lavora tantissimo e noi pensiamo di fare il nostro dovere da professionisti di questo sport, poi i risultati parlano da soli. Bene, allora una battuta sulle Olimpiadi, ti rivediamo nella prova squadra a Londra e saremo di nuovo a tifare per te e per gli altri, insomma. Io do sempre il massimo e chiaramente lo darò anche alle Olimpiadi, quindi in bocca al lupo a noi e speriamo che vada bene. Grazie Giorgio.